Le elezioni regionali da poco concluse hanno decretato la vittoria di Gianni Chiodi, ex sindaco di Teramo, candidato del Partito delle Libertà, che è stato eletto presidente della Regione Abruzzo con il 48,81% dei voti. L'avversario di centrosinistra, Carlo Costantini, dell'Italia dei Valori, ha ottenuto il 42,67%, circa il 6% in meno. Il vincitore morale di queste elezioni quindi è stato Di Pietro, visto che l'Italia dei Valori con Costantini ha comunque quintuplicato i suoi voti in Abruzzo, passando da un 3,62% del 2005 al 14% attuale. Ma queste elezioni hanno ribadito, seppur ce n'era bisogno, che il problema della questione morale è lontano dall'essere risolto. La notizia a fine consultazioni dell'arresto domiciliare del sindaco di Pescara Luciano D'Alfonso per tangenti sui cimiteri è un nuovo ciclone che fa seguito allo scandalo della sanità con Del Turco, un nuovo ciclone giudiziario che svergogna ulteriormente gli abruzzesi agli occhi dell'Italia. In altri tempi sia Gianni Chiodi che Carlo Costantini sarebbero stati salutati come due figure di tutto rispetto per occupare la maggiore poltrona in regione. Eppure oggi la sfiducia del popolo ha colpito anche loro. Lo spettacolo indegno di questa classe politica regionale che in 15 anni ha dato il peggio di sé ha prodotto che gli abruzzesi pagano più tasse degli altri italiani. Abbiamo chiesto al popolo come farà Chiodi a riabilitare una regione ormai definita canaglia. Tutto positivo, ce l'aspettavamo e ne va bene. Sono contrario al PDL, quindi non posso essere non felice della cosa. Io sono contentissimo perché io lo conosco personalmente, è stato anche a casa mia. No, ma io sono contenta. Sono tutti ladri, ci sta niente da fare, tutti, indistintivamente. E io sono contenta. Abbiamo eletto una persona da sempre vicina alla città, ha dimostrato di saper lavorare, lo saprà fare sicuramente anche in regione. È un orgoglio per Teramo che abbiamo il presidente che è stato eletto presidente teramano. Sono felicissimo. Sinistra Rob, destra Rob, centro Rob. Gianni Chiodi meritatamente ha preso i voti di coloro che hanno deciso con coerenza, con rigore e con logica anche repubblicana di andare al voto. Sono contenta perché lo stimo moltissimo. Io non l'ho votato, sembra una persona pulita e che potrebbe fare, perché noi abbiamo bisogno di persone pulite e che sappiano fare. Personalmente sono abbastanza soddisfatto, finalmente abbiamo un teramano che fa il governatore della regione. Prima Teramo e in regione non contava assolutamente nulla, più ci sono altre persone che sono riuscite finalmente a entrare in regione, quindi Teramo è abbastanza rappresentato. Sotto i portici ci stanno i politici. Purtroppo io sono un assessore uscente della giunta Chiodi, non posso pensare che bene. Metà del popolo abruzzese, dicevamo, ha disertato le urne, disgustato da una casta che non rinuncia ai suoi privilegi e anzi ne costruisce altri a volte non legali. Una politica fatta di voltagabbana, che passano allegramente da una parte all'altra, che sulla base di indagini preliminari sembrano aver rubato soldi a malati e a morti e che sembrano non preoccuparsi di una crisi economica che in Abruzzo ha decretato oltre 5 anni di crescita zero e le aree interne in completo abbandono. Dal momento che il nostro sindaco è stato nostro sindaco, insomma, mi aspettavo che tutti corressero, anzi, di prima mattina, e invece ho saputo questo e adesso continuo a sentirlo attraverso la televisione e dico perché. Te l'ho detto adesso, persone non vanno più a votare, dove va a votare? Quale? Si getta al sinistro, a ruba. Si getta a destra, ruba. Che se te la fa? Tanta gente non sono andato, ma non è stato su fiducia, anche per causa del tempo. Secondo me è stato tempo brutto. Beh. E la sfiducia che ormai regna ha portato a questo. Speriamo che la cosa vada avanti. Dipende innanzitutto da quello che succede in politica. Vediamo arresti a sinistra, arresti a destra e qualcuno comincia a essere un po' stufo. La vittoria vera è stata di quella che non sono andate là. I fatti della politica degli ultimi tempi, vediamo questioni giudiziali, hanno allontanato i cittadini dalla fiducia che bisognerebbe avere verso il politico. Non è più come ai tempi degli antichi romani. Questo è stato un segnale deprimente per l'Abruzzo, speriamo di riportare la prossima volta al 70%, 80% degli abruzzesi al voto, perché la cosa più giusta
per la politica? I dirigenti di centro, di destra, di sinistra non valgono nulla. Basta guardare l'ex sindaco, perché io lo chiamo ex sindaco, di Pescara. È assurdo che un primo cittadino che rappresenta una grossa città e una grossa realtà come la città di Pescara, che riceve o ha delle segnalazioni di essere coinvolto in presunte concussioni, in presunti imbrogli, il gesto più coerente, invece di dire io non c'entro nulla, eccetera, tu a bocce ferme ti sospendi per un attimo e controlli i fatti tuoi e quelli degli altri. Mi sembra che ha fatto proprio la brutta figura di un pescarese, come è tradizione in una città di Pescara, il fatto di rubare, perché ha rubato anche la provincia. Gradirei che venissero citate queste cose. Basta consultare la cartina della regione Abruzzo e l'unica provincia che risulta assurda è quella di Pescara. Dovrebbe essere un monito per tutti, cioè capire che la politica deve cambiare, deve tornare a fare politica tra i cittadini. Preoccupa l'area di non voto, perché l'area di non voto è un segnale forte alla politica, perché è un segnale di disaffezione ed è un segnale di forte critica. Ci auguriamo che il governatore possa dare un segnale di serietà, lui è una persona seria, è una persona capace, e possa in qualche modo recuperare i cittadini alla partecipazione dell'attività politica, che poi è la cosa più importante. Adesso ci si chiede: Chiodi cosa farà insediandosi a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila? Eredita un bilancio che non offre risorse sufficienti a far fronte ad impegni precedentemente assunti dalla Regione. La Regione Abruzzo, come ultimi atti dell'esercizio provvisorio, ha tagliato finanziamenti anche ad enti come l'ARTA, come l'APTR. Riuscirà, insomma, l'ex sindaco di Teramo a riportare la fiducia nelle istituzioni? E poi, Chiodi presidente regionale, sarà un bene per Teramo? Cosa dovrebbe fare l'ex sindaco per la nostra città? È un teramano, speriamo che faccia bene. Fa la pulizia, toglie tutti quei ladri che rubano i soldi a noi. Siamo arrivati al punto che non si può camminare più a Teramo, e già se almeno apre l'8-0 già arriviamo a un buon ottimo risultato, insomma. Speriamo che questa teramanità possa in qualche modo portare al nostro territorio risorse aggiuntive. Boh, non lo so, deve essere mettere un bilancio senza farci pagare una lira, se possibile. Penso che dia più importanza alla nostra città, quindi è un bene per tutti. Chiodi è un grande, una persona brillante, ci aiuterà a tutti gli abruzzesi, specialmente a noi di Teramo. Cercherà di portare un po' di opere pubbliche, cosa che non hanno fatto gli altri, un po' di soldi, un po' di lavoro, nei limiti della situazione sia nazionale che internazionale di crisi. Quello che deve fare, credo, la Regione Abruzzo per la nostra città è valutare i progetti di ampio respiro e, se possibile, appoggiarli. Lui adesso dovrà certamente governare per tutta la Regione, naturalmente per la nostra città ci sarà, noi siamo sicuri di questo, un maggiore interesse, visto che naturalmente è il Presidente della Regione, sì, ma è di Teramo, è il nostro ex sindaco, è il nostro amico, perché è il nostro amico, e contiamo che tenga conto delle esigenze di noi teramani. A Teramo c'è tanto da fare, ma non credo che lui si può occupare. Adesso ci avrà da fare per tutto l'Abruzzo, non è che può comandare qua a Teramo soltanto. Ma lui farà tutto per tutto l'Abruzzo, sono convinto, si sentirà il sindaco di tutti gli abruzzesi. Poi lui mi sembra una persona che dà molta importanza al merito, quindi sarà un presidente equo, e certamente per Teramo sarà un vantaggio, però sarà un presidente, sarà il presidente di tutti gli abruzzesi, sono convinta. L'onore a Chiodi, intanto perché è al di fuori dei partiti, e se si circonderà di persone affidabili e generose come lo sono state nella storia della nostra regione, i teramani in modo particolare e gli abruzzesi sempre, forti e gentili, gli auguro tanta fortuna. Abbiamo votato per questo motivo, io penso, è di Teramo, quindi Teramo starà al primo posto. Adesso Gianni Chiodi è stato eletto, dovrebbe cominciare a pensare un po' a ritoccare, chiamiamolo ritocco, delle prebende che prendono, insomma, è eccessivo, e sono categorie, o una categoria, una lobby che effettivamente, insomma, rispetto a chi prende 400-500 euro al mese è un po' assurdo. Quindi io mi auguro semplicemente che si mettano a lavorare come si deve, anche perché tra qualche mese abbiamo le elezioni a Teramo, quindi è normale che si faccia riferimento al teramano che abbiamo come governatore. È un in bocca al lupo a Gianni.